Al convegno Acquafacendo che si è svolto a Padova oggi presso l'Orto Botanico hanno partecipato anche gli assessori di Chioggia, Serena De Perini con delega all'ambiente ed Elena Zennaro, assessore all'agricoltura, oltre che vice sindaco. Il bacino delle Trezze a Valli di Chioggia rientra tra i lavori in via di realizzazione da parte del Consorzio Bacchiglione sul nostro territorio. Su quest'area si sta già realizzando un impianto di pompaggio su finanziamento della Regione Veneto che andrà a migliorare la gestione irrigua riducendo gli sprechi d'acqua. A lavori ultimati si andranno a risparmiare circa 900.000 metri cubi d'acqua all'anno. Come ha detto uno dei relatori, non si parla più di mitigare il cambiamento climatico, ma di adattarsi ad esso. Le temperature sono sempre più in aumento, conferma l'assessore De Perini, che riconosce tra i compiti del consorzio quello di trovare un equilibrio tra i fenomeni siccitosi e quelli di piena, cercando di incanalare e conservare l'acqua in tempi di scarsità e di gestirla nei periodi di piena eccezionale, governandola per evitare che succedano disastri. Conclude affermando che diventa necessaria la collaborazione con istituti di ricerca e scienza al fine di tutelare l'ambiente. A quanto afferma l'assessore all'agricoltura e vice sindaco Elena Zennaro, si tratta di un'ottima iniziativa, il cui titolo, Acquafacendo, ne esprime pienamente il senso. Lavoriamo concretamente su più livelli, su più piani, per adattarci ai cambiamenti climatici, partendo dalle TEA, tecniche di evoluzione assistita, arrivando agli interventi di trasformazione irrigua, passando per big data e intelligenza artificiale. La mattinata di studio e confronto ha avuto un punto fermo, la tutela e lo sviluppo dell'agricoltura. Complimenti agli organizzatori. Carne al fuoco, specialità carne. Sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina.